Falsa partenza per il Teramo, superato sul neutro di Fano dalla neopromossa Fermana nella prima gara del triangolare di Coppa Italia di Lega Pro. Decisivo l'1-2 dei Canarini a cavallo dei due tempi, con un Teramo poi incapace di riaprire il discorso nella parte restante del match. Asta sceglie Fagioli al posto di Frattangelo e preferisce Pietrantonio a Diallo. La prima parte di gara scivola via con schermaglie e poco altro, per poi animarsi verso la fine del primo tempo, con Valentini attento sul sinistro di Pietrantonio e molto bravo sulla deviazione sotto porta di Foggia. La difesa del Diavolo si addormenta al 40° e consente ai giocatori di destro di fare tutto con eccessiva comodità fino al tocco risolutore di Gasperi. Il Teramo accusa la rete e viene tramortito al primo minuto della ripresa dall'Eurogol di D'Angelo, bravo e fortunato a cogliere fuori dai pali calore per il 2-0 della Fermana. Sbandamento biancorosso che si protrae fino al quarto d'ora, mentre la Fermana sfiora il tris con D'Angelo e poi con la botta di Gasperi. Asta inserisce Paolucci per Fagioli, il Teramo si rimette in partita e va vicino al gol per accorciare le distanze, che non arriverà però, né con la pregevole girata di Foggia, né con il doppio tentativo di De Grazia, fermato da una correzione della barriera e da un volo plastico di Valentini. Teramo che sarà in campo domenica prossima per la seconda gara del triangolare al Bonolis contro il Racing Fondi, ma c'è l'ipotesi di un anticipo al sabato. Il commento del tecnico Asta alla gara di ieri. Dobbiamo migliorare nel capire che questa è una categoria, un girone difficilissimo. Ho visto la Fermana, squadra aggressiva, che attacca sempre sulla seconda palla. Ecco, se noi pensiamo di non essere all'altezza delle altre squadre, in questo girone, come dicevo ieri, farai molta fatica. Quindi ben vengono queste sconfitte in questo momento, che siamo in fase di creazione sia di squadra e di mentalità. È logico che mi aspettavo qualcosa in più da quegli esperti e oggi sono molti meno.